Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Nuovo video tag questa volta, ideato da, aspettate un attimo, dall'angolo degli arcani e niente, sono stata taggata dalle piante di Teresa sarebbe il padre, sì. E niente, allora sto prendendo il mio telefonino con l'altro, perché sto registrando con un altro telefonino ancora. E niente, quindi questo è un video tag, qualcosa su di me, ideato appunto dall'angolo degli arcani. Allora, appunto, vi dico, sono ben 7 domande, più qualcuno che non c'entra niente, ma è taga chi vuoi a tua volta. Allora, dunque, prima domanda, qual è il momento della giornata che preferisci? Un bel caffè, ovviamente, sia per fare tutte le cose che devo fare, un bel caffè me lo metto in assoluto, sia prima di pranzo, no, anzi sia a colazione che dopo pranzo. Non si esce lì. Io non riesco a prendere un caffè, perché devo carburare sia al mattino che anche dopo pranzo. Se non sto a prendere caffè non capisco più nulla, non riesco a fare niente delle mie attività quotidiane. Poi, vabbè, a parte leggere o che ne so, o cantare o altre cose, tutti i miei hobby, a parte fare video su YouTube e altre cose che devo fare, preferisco sempre cercare di fare tutte le attività come si chiama, cantare, leggere, che ne so, pulire casa o quant'altro ancora. Qualsiasi attività mi serve il caffè o anche un bel tè, dipende. Poi, seconda domanda, se potessi esprimere un desiderio, quale vorresti? Ma dipende, basta non sia un desiderio un po' troppo irraggiungibile, ma per me va bene, qualsiasi desiderio appunto, se non è irraggiungibile. Poi, terza domanda, se fossi protagonista di una storia, che saresti o chi saresti? Dipende. Io vorrei essere, che ne so, un attore che, anzi diciamo, perché sono donna ovviamente, se sarei il protagonista di una storia, vorrei essere un'attrice di quelli che si immedesima in una storia quasi surreale, diciamo la verità, che tocca il cuore di ogni essere umano su questa terra. Ecco qua, tutto lì, per far capire quanto siamo fragili e innanzitutto non so come si può dire, teneri noi esseri umani, anche indifendibili tante volte, perché dipende da quello che ci capita, che combiniamo noi. No comment, vabbè, no, non voglio far lanciare brutto messaggio, voglio solo dire che per certi versi noi esseri umani siamo bravi tante volte a capire le cose, ma più delle volte siamo un po' senza piglio, vabbè, no comment. Per certi versi siamo i migliori al mondo, gli esseri umani, ma alle volte, già, siamo pestiferi in certi sensi, a volte abbiamo del buono ma anche del cattivo, come per tutto il resto degli esseri umani. Allora, poi, quarta domanda, 3 aggettivi che ti definiscono. Allora, sono buona, ma fino a un certo punto. Quando invece mi scattano i cosiddetti 5 minuti, allora incomincio a essere un po' irascibile. Non mi si può dire nulla, non mi si può toccare, nulla di nulla. Poi, per certi versi, sono buona, sono pacata, calma, tutto quello che volete, ma quando io mi fisso con certe cose, come per esempio anche le rente YouTube o altro, non ce n'è per me. Vado a quello, a quell'altro, a cercare questo, a dire così, eccola,
Insomma, nelle sì, travisi, mi riferisco anche alle visualizzazioni e così via. Ma quello, vabbè, quello come tutti ragazzi, tutti siamo qua per YouTube, qua e là, visualizzazioni, eccetera. Però, vabbè, come mi definisco? Brava, ma fino a un certo punto. Brava sia anche su YouTube, ma anche, non sono bravissima nel montaggio, ma ci sto provando, sto studiando la cosa. Non metto in pratica perché tanto prima o poi metterò in pratica. Non sempre, ma ogni tanto ci riesco a mettere in pratica. Non dico su YouTube, ma anche nella vita reale. Comunque, cosa c'entra questo? C'entra che mi definisco brava per certe cose, ma non perfetta, perché nessuno è perfetto in questa terra, solo Dio, la dico la verità. Come mi definisco? Mi definisco brava. Un po' irascibile, ma un po', scusate il termine, un po' str, no, non è str, è un po' str, stro, ecco, avete capito, non dico altro. Poi, dunque, quinta domanda, pomeriggio al cinema o che film guardi? Dipende, al cinema ci vado, non ci sono più andata da quel dì che ero piccola. Che ero ancora piccolina, ma l'ultima volta che sono stata al cinema a vedere Pocahontas, bellissimo, wow, top. Poi, che film guardo? A volte quando ero ragazzina guardavo film di Massimo Boldi oppure Un mondo di ladri, bellissimo film, strepitoso, wow, top. Un mondo di ladri è bellissimo. Non so se era così il titolo, mi pare che fu così il titolo, che fu così il titolo, sì. Poi Un mondo di ladri, poi un altro film che non mi ricordo che cosa fosse, allora, vabbè, quello di Raoul Bova, che non mi ricordo quale, vabbè, tanti film di Raoul Bova, Massimo Boldi, Cinepanettone, di tutto, io mi guardo di tutto, ma adesso su YouTube ce n'è di tutto, guardate se volete. Come film a volte mi guardo Piedi Piatti, che è bellissimo, oppure, vabbè, le soap opere, come per esempio Tempesta d'amore, Beautiful, o che ne so, Un posto al sole. Chi è che non si guarda Un posto al sole di noi? Tutti ci guardiamo Un posto al sole. Poi Terramara sta diventando molto famosa qua in Italia come soap opera turca. Poi che sarebbe quella dei Daydreams, bellissima, adoro. C'era anche Il segreto di Ponte Vieco fino a poco fa, top. Poi, sesta domanda: cosa ti piace fare nel tempo libero, oltre a YouTube? Cantare, anche se non tanto leggere, ma lo faccio perché non voglio rimanere ignorante da me. Quindi, leggere, non leggo tanto, ma quel pochettino leggo quando mi riesce, quando mi prendo proprio lo spiritizzo di voler leggere, la voglia di leggere, l'interessamento, cioè la fame di sapienza, di voler leggere qualcosa, di sapere qualcosa. Poi, cosa voglio dirvi altro? Nel tempo libero cosa faccio? Oltre a cantare, vabbè, ballare ballo con il tutore dei miei ginocchi, perché sennò rischio di far uscire fuori di sete i miei ginocchi, questo non mi va. Non me la sento. Poi nel tempo libero cos'altro faccio? Disegno, oppure che ne, vabbè, disegno, io non sono brava a disegnare, però nel mio piccolo me la cavicchio. Poi a volte coloro anche i mandala, che mi è stato anche regalato dalla mia amica, cioè dalla mia educatrice. Quindi sì, perché sto facendo un percorso psicologico e mi serve l'educatrice, ma ce l'ho due o tre volte a settimana, se non ricordo mai, due volte, sì. Che non mi sto a dire manco quale giorno della settimana perché non credo che interessa a nessuno, però vi dico che una volta o due a settimana sono impegnata con l'educatrice, che a volte faccio la spesa, a volte invece faccio altre attività ricreative. Poi cos'altro? Nel tempo libero, quando non ho l'educatrice, metto a colorare, anziché stare sempre attaccata al telefono, che non fa tanto bene stare sui social sempre, perché dopo un po' manda in tilt il cervello e non è bene. Quindi mi metto a disegnare, colorare, queste robe così, o mi ascolto un po' di musica terapia di. Non solo dal telefono, ma anche dal computer, ma a volte me ne vado un po' in giro nel tempo libero, anche senza per forza dover fare videovlog, mi ascolto un po' di musica mentre passo a passeggiare per Palau,
niente, tutte queste cosette qua, tutte queste attività, nulla di che. Poi, taggate voi a tua volta, appunto, io taggo Stefania Dimensione Benessere. Poi taggo di nuovo, non lo so che posso taggare. Allora potrei taggare tipo, come dire, aspettate un secondo, no, non mi alzo dalla sedia, sto pensando a cosa posso taggare. Chi posso taggare? Non cosa, ma chi? Non mi viene a mente, vabbè, vi siete tutte taggate. Taggo a allora Anna Magni e non lo so ragazze, volevo taggare l'angolino di Gloria e Fede Kitty che è da tanto che la seguo e anche Luana, cioè Gigia Topax, ok? E tutte le altre non lo so perché ragazze mie siete tantissime, già quelle che vi seguo. Non posso taggare chi mi ha taggato perché sennò l'avrei già fatto, ma siete tutte nominate, su via, da. Bacio e like e commento e iscrizione al canale se sempre si vi va. Ciao, buona domenica a tutte. Ciao!